quante donne è successo di colorare i capelli e di non essere contente? Questo succede quando si ha fretta di voler cambiare, di raggiungere un risultato troppo lontano dalla situazione attuale in breve tempo. A volte infatti non è possibile passare da una situazione A a una situazione B in una sola seduta. Con il degrado Joel puoi raggiungere qualsiasi risultato, ma a volte c'è bisogno di programmare più interventi. Puoi raffreddare un biondo, passare da un colore scuro a un colore chiaro e viceversa. Puoi dare maggiore brillantezza, puoi fare di tutto. Vuoi sapere come ci riusciamo? Gestendo in maniera ottimale il degradé nel tempo. Io sono Vincenzo Passaro, hairstylist Centro Degradé Joel, gli inventori del degradé. In questo video voglio spiegarti come gestire il degradé. Tutto inizia con la consulenza. Il potere di questo strumento è immenso. Ci permette di trasformare il desiderio in realtà. È grazie ad essa se i nostri stylist hanno ben chiaro il desiderio della cliente e le azioni da compiere per raggiungere il risultato. Il primo passo per una consulenza ottimale è l'ascolto. La maggiore difficoltà in questo primo step è proprio comprendere fino in fondo le sue esigenze. Soltanto con domande giuste e mirate, il parrucchiere riesce a capire esattamente ciò che vuole la cliente. Il colloquio con la cliente è una fase cruciale che richiede tempo e pazienza. Bisogna essere chiari il più possibile per non creare equivoci. Sono ormai poche le persone che si presentano in salone senza avere immagini precise da mostrare. Un elemento chiave infatti della consulenza è la lettura della foto che la cliente ha scelto, che possono essere prese dai social network, dai siti web o direttamente dalle riviste. L'hairstylist, grazie alla lettura della foto, è in grado di analizzare la tipologia di colore, individuare i colori presenti nella foto, quindi le altezze di tono e le sfumature, assegnare le percentuali ai colori individuati, abbinare la tipologia di prodotto ai colori, modificare i colori della foto in base a quello dei capelli della cliente. Ma analizziamo una situazione difficile da accettare, quando il desiderio non è realizzabile in un unico step. Se la transizione è molto distante dalla situazione attuale, l'unica soluzione è creare un progetto e non c'è altra scelta. E allora il parrucchiere inizia la fase della negoziazione. Spiegare alla cliente che il risultato non è raggiungibile con un'unica seduta è sempre una cosa delicata, perché potrebbe scappare o cercare un altro parrucchiere che risolve il suo problema. State certi che non esiste. E se davvero proverà a soddisfare il desiderio della cliente in un solo step, sicuramente la cliente non uscirà contenta dal suo salone, perché un vero esperto, un vero professionista, non regala falsi sogni rovinando la sua reputazione. Un vero esperto rimane lucido, chiarisce subito la questione con la cliente e trova un compromesso. Procedere per step fino ad arrivare alla situazione desiderata è la soluzione migliore. E se la cliente non è convinta di questo, devi fare in modo che lo sia. E il modo migliore per farlo è creare un rapporto di confidenza. Dopo aver individuato e compreso il risultato possibile in accordo con la cliente, il parrucchiere sarà in grado di costruire una diagnosi corretta e capire quali sono gli step successivi. Gestire nel tempo in maniera ottimale il degradé della cliente permette di realizzare il suo sogno ed è possibile farlo grazie a due metodi: la ripresa totale e i ritocchi. La ripresa totale non è altro che la continuazione del degradé. Dopo un mese e mezzo o due mesi, la cliente deve tornare in salone per riprendere il degradé. E il modo giusto per farlo è prendere atto che i capelli in due mesi hanno un'altezza di tono più alta. A questo punto si analizza con attenzione il desiderio della cliente, che magari può chiedere capelli più chiari, più scuri, di una sfumatura diversa, più calda, più fredda, o ancora più compatti o più scompattati. Nel caso in cui la cliente desidera capelli più chiari, è bene tenere conto che in un mese e mezzo o due i capelli si sono schiariti. È necessario quindi cercare di capire se la schiaritura è avvenuta non è sufficiente per la cliente e la vuole più evidente. La soluzione è fare in modo che tutte le ciocche siano della stessa grandezza dell'ultimo degradé applicato. Aumentare le ciocche in percentuale più chiare e diminuire quelle scure sempre in percentuale. Se la cliente al ritorno in salone desidera capelli più chiari ma più compatti, la soluzione è diminuire la grandezza di tutte le ciocche, aumentare il numero di ciocche chiare in percentuale e diminuire sempre in percentuale le ciocche di colore scuro. Quando la richiesta della cliente consiste nel mantenere la stessa altezza di tono, ma rendere il colore più compatto, la soluzione è diminuire la grandezza di tutte le ciocche, mantenendo la stessa percentuale sia nelle chiare che nelle scure. Infine, se hai capelli più scuri e compatti, basta diminuire la dimensione di tutte le ciocche, aumentare le ciocche scure in percentuale a quelli chiari e diminuire quelle chiare sempre in percentuale. È in questo modo che otteniamo un'altezza di tono inferiore e compattiamo il colore. Se invece dopo un degradé la cliente desidera un piccolo cambiamento di sfumatura, altezza di tono, scompattare o compattare, allora deve realizzare un ritocco parziale. Il ritocco parziale consiste nel riprendere sia la parte del naturale sia la parte del chimico dei capelli, colorando le stesse ciocche. Tutto questo per dirti che il degradé è un progetto a lungo termine costruito con la cliente, per assicurare la durata e soprattutto la riuscita del colore desiderato. Come è successo con Beatrice?
Vediamo insieme il suo caso. Beatrice arriva in salone con un degradé dalle tonalità calde e da circa 6 mesi non colora i capelli. Desidera schiarire e indossare un degradé freddo e molto chiaro. Analizzando la struttura del capello, è facile capire che non è possibile realizzare il desiderio in un unico step, ma occorre costruire un progetto. Il parrucchiere in questo caso ha deciso di realizzare un degradé per raffreddare tutto, uno starlight per schiarire ulteriormente e trasformare la foto desiderata in una foto realizzabile. Il primo degradé effettuato in salone rimette in ordine l'acconciatura di Beatrice. Prima del degradé si notava un grande stacco di colore tra la base della testa castana e le lunghezze bionde. Ora la chioma ha riacquistato armonia e gradualità grazie alle sottili ciocche bionde che partono dall'attaccatura dei capelli fino ad arrivare verso le punte. Lo starlight finale, invece, completa il lavoro iniziato con il primo degradé. Il parrucchiere qui ha colorato solo una piccola parte della chioma con ciocche di un biondo molto chiaro e intenso. Queste ciocche bionde, molto distanti dalla colorazione originale della cliente, si integrano con naturalezza al degradé applicato nel servizio precedente. Il risultato è un'acconciatura luminosa e brillante, ricca di personalità, esattamente come richiesto da Beatrice appena entrata in salone. Quindi, per concludere, la parola d'ordine di oggi è comprensione delle parole, delle richieste, delle necessità e dei desideri della cliente, ma anche dei consigli dell'esperto, del parrucchiere. Tutto questo avviene in fase di consulenza. È questo il segreto per poter gestire correttamente il degradé. Per oggi noi abbiamo finito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!